Quando si fa il nome della Danimarca, il pensiero corre di solito alla tormentata figura del principe Amleto. Secondo la leggenda, infatti, il dramma di questo eroe del dubbio si sarebbe svolto proprio tra le massicce mura del castello di Elsinore, a poche miglia da Copenaghen. Si dice che sugli spalti ora custoditi da cannoni secenteschi, il principe Amleto avesse i notturni colloqui con il fantasma paterno e che dalla loggia del Torrione si affacciasse la pallida Ofelia. Ad Elsinore dicono che nelle notti di tempesta si può ancora scorgere attraverso i finestroni del castello l'ombra del principe che insegue lungo i corridoi e i deserti saloni l'impossibile soluzione del suo eterno dilemma. Ma se Amleto vivesse nella Copenaghen dei giorni nostri, forse non troverebbe il tempo per le sue aggrovigliate meditazioni. Intanto dovrebbe munirsi di una bicicletta. Qui tutti vanno con questo mezzo, non esclusi i sovrani regnanti. E poi la cupa malinconia del giovane principe svanirebbe assai presto a contatto con la vivacità della Copenaghen moderna. Poche città nordiche d'Europa presentano una singolare festosità, un'animazione ininterrotta e una gran voglia di divertirsi come la capitale danese. Si dice anzi che Copenaghen sia la Parigi del nord. Il cuore della città batte qui nella piazza del municipio, dominata dalla mole del palazzo civico, che nonostante la giovane età ripete i motivi architettonici del più puro stile nordico. Il Palazzo del Parlamento è la scuola e il presidio delle tradizioni democratiche di questo popolo. Uno degli edifici singolari della città è la chiesa di Grundtvigs, dedicata all'omonimo pastore luterano, esaltatore dello spirito e delle tradizioni nazionali. Terminata nel 1940, la chiesa ricorda il carattere particolare delle parrocchie rurali danesi. Ma il complesso monumentale più imponente di Copenaghen è senza dubbio il Palazzo Reale, composto di quattro grandi palazzi interdipendenti che esprimono nel loro insieme uno stile decisamente rococò. Il cambio della guardia al Palazzo Reale richiama ogni giorno una folla di cittadini. La sobria cerimonia si svolge con rigorosa puntualità a mezzogiorno. Gli stessi danesi hanno preso ormai l'abitudine di rimettere gli orologi al passaggio del plotone della Guardia Reale. I colori vivaci delle uniformi arricchiscono il cerimoniale. Copenaghen va anche celebre per i canali che si addentrano nel cuore della città e lungo i quali si affacciano i vecchi quartieri e le case antiche con i tetti aguzzi. Grazie a questi canali Copenaghen è stata pure definita la Venezia del Nord. Ma è evidente in questa attribuzione un pizzico di amplificazione retorica. Le navi ormeggiano, oltre che nel porto, anche lungo i canali. Non mancano tuttavia gli ambienti tipici dei ritrovi portuali, con nomi, vetrine e iscrizioni di origine esotica. Li frequentano i marinai e quei turisti che desiderano togliersi a buon mercato il gusto di provare un brivido d'avventura o di emozione. I marinai a riposo abitano invece un piccolo villaggio inserito nel corpo vivo di Copenaghen. Persino i nomi delle strade ricordano ai vecchi lupi di mare i personaggi delle loro ardimentose traversate. Sul mare di Copenaghen veglia la dolce figura della sirena, una delle più patetiche creazioni del favolista Christian Andersen, nume tutelare dei danesi, i quali gli hanno dedicato una statua dal tono familiare in un angolo del Kogens Park. E non è a caso che il monumento di Andersen sorga in un parco,
I danesi vanno fieri dei numerosi giardini pubblici che costituiscono le suggestive e frequenti oasi di verde della città. Un divertimento preferito dai grandi e dai piccini è quello di portare il cibo ai colombi, alle papere e ai cigni che si incontrano a frotte nei laghetti dei giardini. Ma appena alla periferia di Copenaghen, i parchi riprendono l'aspetto di libere foreste, ove senza timore per la presenza dell'uomo pascolano branchi di alteri ed eleganti cervi. Nulla di più piacevole che una passeggiata a bordo di un ottocentesco landò per questi viali morbidi e silenziosi. Ma è ora di tornare in città. Appena fa sera, Copenaghen si accende di colori e di bizzarri giuochi di luce. Ha inizio così la lunga e spensierata notte della capitale danese. Forse in altre città la vita notturna è più intensa, ma in nessun'altra metropoli si può avvertire, come qui, il senso di un'allegria sana e cordiale. Una tappa obbligata della vita notturna di Copenaghen è il Tivoli, il grande parco dei divertimenti che i 100 anni di vita hanno reso certamente il più antico del mondo. Il Tivoli è orgoglioso soprattutto dei suoi giochi d'artificio. I danesi affermano che in questo campo non sono secondi a nessuno, ove si escludano gli italiani per i loro celebrati fuochi pirotecnici. Non a torto quindi, ai danesi può essere attribuita la spensierata definizione di meridionali della Scandinavia.